Dal venerdì al martedì grasso, organizzato da Commercio Comune di Santhià, in collaborazione con Federeventi Piemonte, viene allestito un ghiotto street food che permette ai visitatori di gustare le specialità della tradizione culinaria di varie regioni italiane. E tanto per cambiare, il Carnevale di Santhià si parla soprattutto di cibo. E in questa kermesse che dura più di un mese abbiamo anche lo street food. Siamo con Vito Gioia che ci presenta questa bella edizione che si svolgerà anche nel 2019. Esatto, siamo alla terza edizione del Carvestri Food, quindi in corso Nuova Italia. 15-20 cucine mobili portano le specialità italiane del cibo di strada, perché Santhià diventa durante il carnevale al centro del mondo, quindi non solo per le esibizioni dei carri o dei gruppi, ma anche per il cibo, e direi che da tante regioni vengono a Santhià per assaggiare il buon cibo durante il carnevale. E raccontaci un paio di specialità che potremmo trovare in questa kermesse del 2019. Guarda, io partirei dalle bombette pugliesi. Che poi dovete sapere, lui è di Francavilla Fontana, è cugino, mio cugino. Siamo cugini, provincia di Brindisi. Bombette pugliesi che sono straordinarie, le fa proprio uno di Francavilla Fontana. Hamburger di tutti i tipi, anche di Fassona, quindi protagonista la carne piemontese con la toma, pesce, le specialità abruzzesi tipo gli arrosticini, insomma tutte quelle cose del cibo di strada che sono particolari, che magari in casa non abbiamo occasione di cucinare, ma in occasione del carnevale possiamo provare qui a Santhià, che diventa un attimino nel corso quello che noi abbiamo chiamato la via del gusto, quindi una via dove, facendo una passeggiata anche tra i negozi, possiamo assaporare le specialità italiane. La via della perdizione. La via della perdizione, e si beve, perché chiaramente ci sono anche i birrifici. Non può mancare. Poi, il Piemonte, voglio dire, regione di vini doc. Vini e anche birra, tanta birra, perché siamo anche famosi in Piemonte sulla birra. Insomma, una possibilità di passare tutta la giornata a Santhià e non solo, diciamo, le ore della sfilata.